Anche perché comunque se guardiamo il recente passato, le partite in trasferta, quelle a Torino, sono sempre state partite bloccate. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati oppure benvenuti se siete nuovi e se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi che è totalmente gratis. Oggi è venerdì. Siamo nella vigilia di Juventus-Napoli, il primo big match della gestione Conte. C'è tanta curiosità da parte mia per come il Napoli si approccerà, per come il Napoli gestirà una gara che a mio avviso non è assolutamente un match scudetto. Voi sapete cosa penso io sul Napoli quest'anno. Io avrei dovuto fare oggi il video della conferenza stampa, ok? Perché l'avevo detto nel video di ieri. Ieri era uscito il pronostico che sarebbe dovuto uscire oggi. Tra parentesi, se ve lo volete vedere il pronostico lo trovate nelle schede. Non è andato malissimo, Non mi aspettavo grandissimi numeri, però se ve lo siete persi lo lascio nelle schede. E oggi avrei dovuto caricare il video della conferenza stampa. C'è però un problema, cioè io mi sono ascoltato la conferenza, ne parliamo, ma ne parliamo in maniera, diciamo, marginale, perché sinceramente una conferenza povera di cose interessanti, di spunti per la partita. Non è che sia stata una conferenza stampa così incredibile sotto il mio punto di vista. Comunque andiamo a parlare molto velocemente. Qualche domandina interessante c'è anche stata, per esempio, mi hanno chiesto se è un bene che la Juve si incontri subito, perché noi comunque siamo alla quinta giornata e diciamo che Conte ha fatto capire che è meglio queste partite, è meglio giocarle all'inizio. Perché ha, diciamo, finito il calciomercato, tutte le squadre bene o male si trovano in una fase di assestamento, quindi ha fatto capire che meglio giocarle adesso piuttosto che magari tra 5 giornate quando hanno trovato la quadra le squadre. Poi ovviamente non si è evitato il discorso Conte che è la storia della Juve, quindi gli hanno chiesto come vivrà questa partita essendo lui un pezzo di storia importante della Juventus. E a me è piaciuta la sua risposta perché Conti ha sempre detto che lui è il primo tifoso della squadra che allena. Lui è un professionista esemplare. Non ha nascosto il fatto che lui comunque è un pezzo di storia della Juventus, sia da calciatore che da allenatore, però ha fatto comunque capire che cioè, lui in questo momento è l'allenatore del Napoli e quindi per lui oggi è importante il Napoli. Poi chiedono sempre questa storia dell'abito, del modulo, come se, cioè, ormai è diventata quasi un'ossessione questa cosa del cambiare modulo. E praticamente Conte, sintetizzando, ha detto che noi abbiamo un abito preciso, cucito ad hoc, però durante le partite questo abito bisogna imparare a sporcarlo, che vuol dire che tu parti con un'idea, no? Durante le partite, anche a seconda dell'avversario, deve essere bravo a cambiare. E rientriamo sempre in quella famosa saremo tatticamente duttili. E fa l'esempio dell'Inter contro il Manchester City, dove dice che ha alternato momenti in cui ha giocato a calcio e altri in cui era in 25 metri tutti dietro a difendere, dimostrando di essere squadra con la S maiuscola. Ecco, qua secondo me ha dato una mezza indicazione su quale sarà la partita di domani. Perché io ragazzi penso che domani il Napoli si comporterà così, cioè lascerà l'iniziativa alla Juve, lascerà il possesso palla alla Juve, tutti dietro a chiudere gli spazi e appena si recupera palla si prova a ripartire in contropiede. Io penso che sarà così la partita domani. Non prevedo un Napoli che proverà a comandare il gioco, a prendere l'iniziativa. Gli fanno poi la domanda sul il giocare una volta a settimana, cioè non avere le coppe è un vantaggio o uno svantaggio? E qui Conte dice è sia un vantaggio che uno svantaggio. Conte fa capire praticamente che è un vantaggio quando, per esempio, arrivi, no? In una nuova squadra il primo anno e quindi devi avere tempo per insegnare le tue idee e per lavorare sulla squadra. Quindi fare il primo anno in una nuova squadra
molto meglio senza le coppe perché c'hai la settimana tipo, però l'altro svantaggio qual è? È che non hai una rosa competitiva, perché senza le coppe c'hai una rosa di 17-18 elementi, dice Conte. Mentre se hai le coppe europee c'hai una rosa competitiva perché c'hai 25-26 elementi, quindi hai bene o male, diciamo, titolari e riserve sullo stesso livello e quindi c'è molta più competizione. Ora voglio fermarmi un attimo su una cosa. Lui dice che senza coppe la rosa è di 17-18 elementi. Ok, togliamo gli 11, ok, che sono quelli che stanno giocando adesso. Vanno aggiunti 5-6 riserve, ok? Quali possono essere queste 5-6 riserve? McTominay, Gilmour, Neres. Se consideriamo Spinazzola titolare, c'è anche Olivera, e siamo già a 4. E poi vogliamo metterci dentro la punta, perché una volta ha giocato Raspadori, alcune volte ha giocato Simeone. Quindi, come potete ben vedere, ragazzi, Conte da questo discorso ha praticamente escluso, vabbè, Juan Jesus, Rafa Marin, che l'ha detto esplicitamente all'inizio stagione. No, Gonghe fatto fuori praticamente. Lo stesso Zerbin, quindi diciamo che lui con questa risposta ha fatto anche capire quei giocatori che comunque stanno qui solo per fare numero, ma che in realtà non servono a lui. Poi gli chiedono dei nuovi, a che punto è l'inserimento di McTominay, di Gilmour, di Neres. E dice, vabbè, più tempo passa e più questi giocatori entrano nell'idea di calcio che lui vuole. Ha detto praticamente che Scott, cioè McTominay e Gilmour stanno capendo l'idea di calcio, sono calciatori ricettivi e possono darci un buon contributo. Quindi non ha detto niente di clamoroso. Sarà bello capire poi quando, per esempio, McTominay entrerà al 100% nei meccanismi, sarà lì bello capire se giocherà insieme ad Anghissà, quindi 3-5-2, oppure giocherà al posto di Anghissà, perché questa cosa non si è ancora capita benissimo. E io sto cominciando a pensare che forse Conte non voglia privarsi così facilmente di Anghissà. Ecco, poi si parla della fase difensiva, è preoccupato per le tante palle gol lasciate a Cagliari e Parma. E dice Conte che sarebbe bello fare la partita perfetta, cioè fare 4 gol e non far tirare gli avversari, però diciamo, fa capire comunque che gli avversari esistono, è difficile avere questo dominio senza lasciare occasione agli avversari, questo è vero, però secondo me potresti limitarlo, perché comunque a Cagliari hai vinto 4-0, però lo abbiamo detto, Meret ha fatto almeno tre parate fondamentali, quindi vuol dire che il Cagliari per tre volte ha rischiato di segnare. E se per tre volte rischia di segnare, vuol dire che la fase difensiva non è stata impeccabile. Magari non fai fare tre occasioni nitide, ma ne fai fare una, sarebbe già un miglioramento. Gli chiedono poi di Kvara, che ogni partita viene sempre maltrattato, falli ripetuti e sistematici. E bello è che adesso giochiamo contro la Juve. Questo. Io guarda, spero veramente che non giochi Gatti, lo spero con tutto il cuore, ma dubito perché ho letto che dovrebbe giocare. Ci ricordiamo tutti, no? Il fallo, il non rosso dato a Gatti. Kvara ormai si sa, Kvara, l'unico modo per fermarlo è fargli male. Ormai è diventato questo, purtroppo non è tutelato dagli arbitri, il Napoli in generale non è tutelato dagli arbitri e lo sappiamo benissimo. E quindi la situazione, cioè la soluzione quale sarebbe? È non farlo giocare. Ma puoi permetterti di non far giocare Kvara? Assolutamente no. E poi si chiude la conferenza con questo spirito di gruppo che si è ritrovato, no? E dice Conte che comunque lo spirito di gruppo non è stato solo l'arma vincente del Napoli di 2 anni fa, ma è una cosa che deve esserci sempre. È ovvio, è scontato, cioè, vedete, non è stata una conferenza veramente meritevole, ecco, di un video a parte dal mio punto di vista. Non si sono dette cose incredibili sulla partita, non sono state fatte domande sulla partita, su come cercherà di arginare la Juventus, quali possono essere i duelli decisivi, come imposterà la partita. Non si è detto niente di tutto questo, quindi direi che possiamo tranquillamente andare avanti e parliamo adesso della formazione, che io penso sarà questa qui, ragazzi. Non mi aspetto grandissime cose. L'unico ballottaggio che mi aspetto domani
è Olivera Spinazzola. Io penso che domani possa seriamente giocare Olivera perché ti dà un po' più di garanzie difensive rispetto a uno Spinazzola. Io lo ripeto, io vedo un Napoli domani che pensa più che altro a non prenderle e che prova a ripartire in contropiede. Poi per il resto mi aspetto la solita formazione, non mi aspetto un McTominay dal primo minuto, non mi aspetto un cambio modulo dal primo minuto. Io penso che saranno questi i giocatori e vi ho messo sotto anche i possibili duelli. Quindi occhio al duello Mazzocchi-Yıldız, perché quello secondo me sarà il duello della partita, il duello che potrà far pendere da una parte o dall'altra l'esito finale. Attenzione al duello Buongiorno Vlahovic, che secondo me sarà interessante, come sarà interessante il duello Lukaku Bremer. Occhio anche a Olivera Gonzalez o a Spinazzola Gonzalez, per esempio. Io ho un duello Spinazzola Gonzalez. Attenzione, sarebbe un duello che potrebbe facilmente vincere Gonzalez. Io sto dando per scontato, ragazzi, che giochino quelli che hanno giocato mercoledì, perché ho messo Gonzalez, ho messo Buongiorno, c'è anche Koopmeiners, che non sono riuscito, diciamo, a impostare un duello con Koopmeiners, perché io comunque mi sono visto Empoli-Juve e anche Juve-PSV, ha un modo di stare in campo diverso da quello con l'Atalanta. L'ho visto molto abbassarsi, quasi da mediano, per ricevere palla e poi orchestrare la manovra. Non è uno che sta sulla tre quarti che svaria per il fronte offensivo, ma è uno che si abbassa parecchio. Quindi non so sinceramente chi possa magari, diciamo, andarlo a marcare. Occhio poi ovviamente al duello Gatti con Kvara, aiutato da Kalulu. Occhio a Politano Cambiaso. Comunque, per me i duelli decisivi saranno Mazzocchi-Yıldız, Buongiorno Vlahovic, Lukaku Bremer e anche Kvara Gatti. Questi bene o male saranno diciamo, i duelli da tenere d'occhio. Detto questo, io ora voglio dire una cosa. Approfitto della situazione per prendere in prestito un tweet che ha fatto Luca Toselli. Chi è Luca Toselli? È un content creator, tifoso della Juve, che parla della Juve, e ha fatto un tweet ieri molto interessante e che voglio mostrarvi. Praticamente cita dei dati. Sia lato Juve che lato Napoli. Dice che la Juve è la squadra più precisa della Serie A con il 90% di precisione passaggi. Inoltre è la squadra ad aver eseguito meno parate. Ecco, questo è un dato importante, ragazzi. Quando tu fai poche parate, vuol dire che la fase difensiva della squadra è molto efficace. Ok? Quindi qua c'è già una differenza col Napoli, perché il Napoli invece è tra le squadre che ha effettuato più parate, quindi vuol dire che la fase difensiva è un po' carente. Il Napoli invece è il miglior attacco della Serie A, insieme a Milan e Inter, 9 gol segnati, è anche la squadra ad aver servito più assist ed è inoltre primo per recuperi palla. Quest'ultimo dato mi ha un po' sorpreso perché non me l'aspettavo. Chiude il tweet dicendo: si sfidano due filosofie totalmente diverse, ma che hanno raccolto tanti punti nelle prime 4 giornate. Ed è vero, qualità difensiva e palleggio con possesso palla pulito, cioè quindi Thiago Motta, contro recuperi, intensità e ripartenze, cioè Conte. Diciamo che questa parte finale del tweet va un po' a sposarsi con quello che dico anch'io, cioè. Non sarà secondo me una partita bella, emozionante, anche perché comunque se guardiamo il recente passato, le partite in trasferta, quelle a Torino, sono sempre state partite bloccate, con pochi gol. L'anno scorso hai perso 1-0 con gol di Gatti e mi ricordo ci fu quella palla di Kvara che si mangiò incredibile davanti a Szczesny. 2 anni fa 0-1 con gol di Raspadori. Negli ultimi anni io di partite clamorose mi ricordo soltanto quel 4-3 dove ci fu l'autogol di Koulibaly all'ultimo secondo. Poi sono sempre state partite bloccate, partite chiuse e per me sarà così anche domani. Non mi aspetto risultati clamorosi, mi aspetto un 1-0-0, 1-0-1, 1-0, 1-1 esagerando. Però il canovaccio per me sarà quello, cioè la Juventus che fa possesso palla, che ha il pallino del gioco in mano, e vedo poi un Napoli che sta tutto rintanato dietro, chiudendo tutti gli spazi e che appunto sfruttando questo dato del recupero di palla cercherà di spezzare
questo dominio del possesso bianco-nero e poi cercherà di far male con le ripartenze. Poi ripeto, c'è diciamo il dubbio su come si approccerà la partita, perché dovunque finora è affrontato Parma, Cagliari e Bologna e Verona, quindi è affrontato comunque squadre che sono sulla carta inferiori. Adesso incontro una squadra che è come minimo di pari livello e quindi bisogna vedere come ci si approccerà, ma io penso che si approccerà in questo modo. Una cosa diversa sinceramente mi sorprenderebbe. Detto questo, ragazzi, voglio farvi vedere velocemente degli ultimi dati e poi chiudiamo il video, sennò esce veramente troppo lungo. Allora, eccoci qua, siamo sul sito della Serie A e questa è la sezione statistiche della Juventus. Voglio soffermarmi un attimo sull'attacco. Come potete vedere, la Juventus finora ha fatto 6 gol e ha avuto 33 occasioni da gol. Questo invece è il Napoli, 9 gol fatti, quindi 3 in più della Juve, ma le occasioni da gol sono state maggiori, 58, mentre la Juventus 33, quindi abbiamo una differenza di ben 25 occasioni da gol. Quindi il Napoli comunque dal punto di vista offensivo finora è stato più produttivo, ecco, della Juventus. La Juve poi è una squadra che non fa tantissimi cross, ma in realtà anche il Napoli non ne fa tantissimi, diciamo entrambe non eccellono in questo dato. Il dato che voglio però mostrarvi è questo qui, cioè quando le due squadre segnano, ok? La Juventus principalmente segna nel primo tempo, vedete, perché tra il 15° e il 30° 2 gol. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo 2 gol, quindi nei primi tempi ha segnato 4 gol, mentre nel secondo tempo soltanto 2, quindi una squadra che segna di più nel primo tempo che nel secondo. Il Napoli invece, ragazzi, è esattamente l'opposto, perché nel primo tempo segna 2 gol, mentre nei secondi tempi ne segna 3 nella parte centrale del secondo tempo e addirittura 4 nell'ultimo quarto d'ora. Quindi abbiamo da una parte una squadra che segna nei primi tempi, dall'altra una squadra che invece segna nei secondi e specialmente nell'ultimo quarto d'ora di partita. Per quanto riguarda invece la difesa, la Juventus 5 parate con 0 gol subiti, attenzione, anche se comunque in Champions League un gol l'hanno preso, quindi questa striscia, diciamo, di porta inviolata si è un po' fermata. Il Napoli invece 9 parate e 4 gol subiti, quindi la fase difensiva del Napoli è più fallace di quella della Juventus. E anche qui la Juve, vabbè, subisce 0 perché ha preso 0 gol, mentre il Napoli subisce un gol nei primi tempi, mentre ne subisce 3 nei secondi tempi. Quindi il Napoli, diciamo che finora il momento, diciamo, clou del Napoli è, sia in positivo che in negativo, è il secondo tempo in generale. La Juventus invece è il primo, quindi qua possiamo già trovare un altro, diciamo, un'altra interpretazione della partita, quindi la Juventus che magari comanda la partita nel primo tempo e riesce anche a segnare, e poi magari nel secondo tempo un Napoli che sfrutta anche la stanchezza della Juve per ripartire e per provare a fare gol del pareggio nell'ultima mezz'ora. Potrebbe anche andare così la partita di domani. Comunque, ragazzi, alla fine dei fatti, questa diciamo è un po' la situazione. Come ho detto anche inizio video, questo per me non è assolutamente un match scudetto, perché alla quinta giornata parlare di match scudetto assolutamente è esagerato. Lo trovo solo un modo, per un pretesto per trovare il titolone, ma non è assolutamente un match scudetto. Si affrontano comunque due squadre che stanno ancora, come ha detto Conte, in fase di assestamento, quindi veramente domani può succedere di tutto. Di certo per me non sarà un match emozionante, un match pieno di emozioni, ecco, sarà un match a mio avviso bloccato, a tratti anche noioso. Io penso che sarà così la partita. Comunque, ragazzi, ditemi la vostra nei commenti, ditemi un po' che match prevedete domani, che cosa vi aspettate dalla partita di domani. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani col post partita di Juventus-Napoli. E mi raccomando, se vi siete persi il pronostico, vedetelo, perché secondo me questo tipo di video è carino da fare. Diciamo che è stata una partita realistica, ecco, una partita che mi aspetto domani, ok? Quindi guardatelo, mi raccomando, e noi ci vediamo domani. Sempre e comunque, forza Napoli! Ciao!